Una finale di eccellenza pugliese dai due volti, con il Manfredonia che festeggia la promozione in Serie D e il Gallipoli costretto a passare dai playoff nazionali. I biancazzurri mandano al tappeto la compagine salentina ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Solito 3-4-3 per De Candia con il tridente Bevilacqua, Quitadamo, Morra, 3-5-2 invece per il Gallipoli. Primo squillo del Manfredonia al dodicesimo. Quitadamo suggerisce per Bevilacqua che prova il diagonale, la sua conclusione termina larga di poco. Il vantaggio biancazzurro arriva al 22esimo. Quitadamo ruba palla a Benvenga, ne salta due e allarga per Bevilacqua che serve Turitto al centro per l'1-0. Al 35esimo però l'1-1 del Gallipoli, botta di Sansò dai 20 metri e gara in perfetto equilibrio. Nella ripresa i ritmi sono quasi balneari e la tensione si fa sentire. Ci prova il Manfredonia all'81esimo con Bevilacqua, ma il sinistro dell'under di Mister De Candia finisce alto sulla traversa. Quasi all'ultimo respiro, l'occasione che potrebbe regalare al Manfredonia la vittoria. Al 90esimo tocco sotto di Lopez su passasio in uscita. Benvenga salva sulla linea. E l'ultima emozione dei tempi regolamentari si va ai supplementari. Nell'extra time è il Manfredonia a scattare meglio dai blocchi con Giambuzzi che ci prova sul calcio di punizione. Attento, passaseo. Scialpi fa lo stesso sul fronte opposto. Chironi controlla senza problemi. Sono gli unici due sussulti dei supplementari. Si va ai calci di rigore. Perfetti Montrone, Giambuzzi, Biason e Lobosco per i Sipontini. Così come Scialpi, Sansò e Jurato per i giallorossi. Benvenga spara alto sulla traversa, ma Lopez si lascia ipnotizzare da passaseo. L'errore di Frucci nel quinto e ultimo rigore è decisivo per la vittoria del Manfredonia.